questa cerimonia, il sindaco si rivolge ai liguri nel mondo con un breve discorso che parte dal salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Mi rivolgo idealmente ai liguri nel mondo e comincio rendendovi partecipi di un'esperienza che ho compiuto all'inizio di quest'anno nel corso di un viaggio in California. Era la prima volta che mi capitava di incontrare delle comunità di italoamericani. Quello che mi ha colpito è stato il grande affetto che queste persone sentivano per la loro terra d'origine. E al tempo stesso, la seconda cosa che mi ha colpito, contestualmente alla prima, era quanto loro si sentissero cittadini americani. Allora, in queste storie ci sono due elementi da considerare. Il primo elemento è la storia delle persone che viaggiano, che si spostano. È chiaro che le motivazioni del viaggio erano motivazioni che si legavano a una vita di sacrifici, di fatica, una vita cui si cercava di sostituire una vita migliore. E il momento del distacco dalla propria terra è, nella stragrande maggioranza dei casi, un momento di dolore. E questo è il primo aspetto, che ci fa guardare alle persone che hanno viaggiato, che sono arrivate, che si sono inserite. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il secondo aspetto, la società che li ha accolti, perché questo è altrettanto fondamentale. E questa lezione della storia che tanti liguri nel mondo hanno sperimentato sulla propria pelle è una lezione tanto più attuale nei momenti di oggi. È evidente che il nostro paese nel mondo, di più di 7 miliardi di abitanti, con tutti i suoi problemi, è un'isola felice, è una parte in cui si sta molto bene. E questo è percepito da tutti, è un esempio delle profonde diseguaglianze che ci sono, e sono queste diseguaglianze che fanno sì che persone si spostino, per le stesse ragioni per cui si spostavano i liguri nell'Ottocento, nel Novecento. E allora anche in questo momento è importante appunto ricordarsi la lezione della storia. La nostra società è stata molto fortunata. E noi possiamo fare questo discorso di liguri nel mondo in questo splendido spazio, che è un po' un risultato di quello che abbiamo fatto, della nostra storia. E noi che abbiamo ereditato tutto questo, dobbiamo essere consapevoli di quanto è stato costruito nel tempo da tante persone, famose e meno famose. Una famosissima è stata ricordata: Cristoforo Colombo, un grande navigatore, una persona che anche ha proprio voluto misurarsi con quelli che erano limiti che la cultura dominante dell'epoca prevedeva. Mi sembra giusto, per due motivi, ricordare altre due persone che hanno reso onore alla nostra città. Eugenio Montale, nato esattamente 120 anni fa, un grande poeta, premio Nobel della letteratura. E poi Niccolò Paganini, a cui è dedicato il nostro conservatorio, i cui allievi concluderanno la nostra manifestazione. Una manifestazione che, come ricordava il mio collega Olcese, sindaco di Pieve Ligure, è una bella manifestazione. È una bella manifestazione che fa parte della storia e della cultura della nostra città. Ecco, noi abbiamo da presentare tante belle cose e abbiamo anche da presentarci al mondo e ai liguri nel mondo e a tutti con uno spirito di grande civiltà che direi la manifestazione di oggi ha evidenziato in tanti dei suoi momenti. Grazie.